Nessuno disturbi Nobita! Ciao, Seracchio! Avverto un pericolo! Non so perché, ma mi sta aspettando! E sembra anche una cosa piuttosto seria! Sei tornato! Devo avvisarti che tua mamma è molto arrabbiata! Immagino che tu possa dirmi perché. Stava ripulendo la tua stanza quando devi aver trovato qualcosa nel tuo cassetto. Il mio compito in classe! Oh, succede sempre così quando entra qui dentro senza permesso! Questa storia deve assolutamente finire! Oh, esisterà un modo per proteggere la mia stanza dalle sue invasioni! In realtà qualcosa ci dovrebbe essere, però vivresti meglio senza tanti segreti. Oh, ti prego, Doraemon! Ma va bene se è così. Kit sorveglia stanza! Ecco fatto! Il radar lo possiamo posizionare qui. Questo funzionerà anche da telecamera. Poi abbiamo il sistema di scansione a raggi X e la pistola che rilascia una scarica elettrica. Infine, sulla porta, la serratura elettronica con il codice segreto. Dovrebbe bastare. Adesso scegli il codice segreto. Il codice segreto? Certo! Il sistema non lascerà entrare nessuno che non lo conosca. Beh, vediamo un po'. Possiamo provare con apriti porta! Ho sentito dei rumori. Nobita! Sei di sopra? Eccola che arriva! Calmo, qui dentro sei al sicuro! Possiamo controllare ogni suo movimento! Questo che cosa sarebbe? Oh no, hai visto che sguardo? Con i raggi X possiamo sapere se chi si avvicina ha con sé un'arma. Più altri dati come altezza e peso. Ma cosa? Fornire il codice segreto. Che codice segreto? Ma non farmi ridere! Su, apri! Nobita, lo so che sei lì dentro! Avanti, Doraemon! Vedrai, andrà tutto bene! Se non si fornisce il codice entro 30 secondi, la pistola rilascia una scarica! Ma non sarà un po' troppo? Nobita, stai peggiorando la situazione! Nobita! 5 secondi! Ma di che parli? 3, 2, 1... Fantastico! Finché resterò qui dentro, mamma non potrà punirmi in nessun modo! Già, proprio così! Il che significa che potrò dormire tutto il giorno senza ricevere alcun rimprovero. Ecco, ci risiamo! Non ti ho aiutato perché tu potessi poltrire! Sei sempre il solito pigrone! Nobita! Dai, vieni! Andiamo ad allenarci a baseball! Cos'è quella faccia? Hai qualcosa di meglio da fare? No, certo che no! Ho un'idea! Perché non salite un attimo qui da me? C'è una cosa che vorrei mostrarvi! Ora basta con questi scherzi! Ah, sta tranquillo! E questo cos'è? Fornire il codice segreto! Ma di che codice sta parlando? Io ne conosco uno famoso. L'ho letto da poco nella favola di Alibaba e 40 ladroni. Ah sì? Quale sarebbe? Veramente non lo sai. Il codice è apriti sesamo. Ehi, vi siete dimenticati questa? Ben gli sta, così la prossima volta imparano. Idea, mentre Doraemon è fuori potrei... Questo e questo. Adesso però devo cambiare il codice, magari con qualcosa di un po' più complesso, tipo... Namamuji, Namagome, Namatamago! Ecco! Oh sì! Bene, tutto perfetto! Basta! Adesso me lo riprendo!
entrare! Fornire il codice segreto! Il codice? Apriti porta! Codice non valido, prego fornire codice corretto! Apriti porta! Apriti porta! Apriti porta! Codice non valido, 20 secondi! Ma non può essere vero, no! No, no, aspetta, aspetta! Apriti portale! Apriti Marco! Apriti, ti prego, apriti! 10 secondi! Questa me la paghi! Spero che non se la sia presa troppo. Ah, finalmente un po' di tranquillità. Chi è stato a fare questo? Nobita, ovviamente. Ah, quel ragazzo mi farà impazzire. Dobbiamo fare subito qualcosa. Andiamo! Andiamo! Guarda un po' chi c'è! Però sembrano proprio arrabbiati! Ed ecco qual è il nostro problema! Fornire il codice segreto! Quale codice può aver scelto, secondo te? Sarà qualcosa del tipo... Nobita è un grande genio incompreso! Codice non valido! Ah, no, 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 aspetta! Nobita è il meglio! O forse Nobita primo ministro! Doraemon, fai in fretta! Nobita è un grande atleta! Ma tanto non indovinerà mai! Nobita, Nobita è il più bello del Giappone! Codice non valido, 5 secondi! 3, 2, 1... Ehi, ci sono! Cerchio quadridimensionale! Cosa? No, così non è valido! Bene, si va, mamma! Oh, oh Doraemon! Perché non ha funzionato? Stanza inespugnabile! Finché se ne sta chiuso lì dentro non possiamo fare niente! Ma ci sarà pure un modo per farlo uscire dalla stanza? Sì che c'è! Carabella cambia voce! Ehi, Nobita! Shizuka! Ciao, Shizuka! Improvvisamente avevo voglia di vederti! Ah, dici davvero? Che bello! Hai fatto benissimo a venire a Rivo! Aspetta un attimo. Se scendo troverò Doraemon e la mamma ad aspettarmi. Ehi, Shizuka! Perché non sali? Ma che cosa... Ah, ecco, ora il segnale è tornato. Forse sarà stata un'interferenza. Però sto ripensando a quello che ha detto Shizuka, che aveva tanta voglia di vedermi. Ehi, ma... ti facevo un po' più magra. Cosa? Ma come si permette? No, non parlare! Ma quella voce? Sì, devo aver mangiato troppe patate dolci. Ah, capisco. Ma aspetta, ora ti apro. Avanti alla carica! Apri subito! Non voglio! Facci entrare! Non ci penso neanche! Devo riuscire a schiacciare il pulsante della scarica elettrica! Nobita, apri! Facci entrare subito! Giuro che non sono più il tuo amico! Nobita! Hai sentito? Di sicuro non aprirò più qualunque cosa succeda. La verità è che ora dovrei andare in bagno, ma non posso scendere al piano di sotto. Non importa, andrò al parco. Ehi, ma come mai è bloccata? Dai, aprimi, sono io, non vedi? Questo non è affatto
codice segreto? Allora, mi sembra che fosse... Mamini, mimini, momini, mamini, mu. No, forse era... Nemini, mimini, momini, memini, mamini, mu. No, nemini, mamini, mimini, momini, mu. Metti pipi, pipi, pati, pita, metti tu. Ora sì che ho un problema. 15 secondi. Cosa? Nemini, mimini, no, 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 dai, aspetta un attimo. 10 secondi. Ma perché capitano sempre tutti a me? Nobita! Sei stato tu che hai voluto cambiare il codice! Non si smentisce mai!